Noi non siamo, mi permetto di dirlo, assolutamente soddisfatti ovviamente dell'incontro, un incontro che vorrei dire a tutti, ci siamo guadagnati qui oggi con la nostra presenza, non era scontato. E permettetemi un'altra battuta, i musi lunghi di chi sta dentro qui al potere lo dice, ci spiega cosa ha dovuto cedere, però è una vittoria che abbiamo ottenuto, cioè il ministro prima del congresso, anche questo mi sembra importante, ha, aggiungo, dovuto confrontarsi con i comitati veri, direi tutto vero. Vorrei richiamare anche l'importanza che fosse al nostro fianco anche la FIOM, che ha fatto un discorso, credo, molto interessante, che poi vi farà lui. Quindi io credo che non è certo ovvio che siamo ingenui a pensare che abbiamo ottenuto qualcosa. Abbiamo ottenuto qualcosa però qui in città. La presenza dei comitati, delle associazioni è stata riconosciuta come controparte che deve in qualche modo essere ascoltata. E credo che la lunghezza dell'incontro, tutto sommato, dica anche che ci è stato dato tempo di parlare. Questo va riconosciuto. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'acqua... Alza del coso, ah, così? Va bene. Per quanto riguarda il comitato 2Sì per l'acqua bene comune, abbiamo consegnato al ministro la lettera che ACEGAS APS ha mandato a tutti coloro che hanno mandato la lettera reclamo. Siccome gliene avevo parlato, il ministro l'ha voluta, abbiamo sottolineato la minaccia neanche tanto velata di tagliare l'acqua a fronte dell'autoriduzione. Il ministro ovviamente ha risposto quello che già si sta ventilando a livello nazionale, cioè di far rientrare dalla finestra quello che abbiamo fatto uscire dalla porta con il referendum, e cioè dare un altro nome alla remunerazione del capitale investito e parlare di finanziamento degli investimenti attraverso la copertura del debito finanziario. Staremo a vedere quanto questo poi passerà realmente, e soprattutto abbiamo sottolineato un'altra cosa, che la nostra battaglia sul togliere il 7% di remunerazione va di pari passo con la battaglia contro la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali, non solo l'acqua ma anche gli altri, contro le manovre che Acea sta facendo, il Comune di Roma sta facendo per privatizzare Acea, e contro la Multi Utilities del Nord, che vede la privatizzazione dentro una grande mega utilities di tutti i servizi pubblici dalla Liguria al Veneto passando per l'Emilia. Questo è esattamente il contrario di quanto 27 milioni di cittadini hanno stabilito con il referendum. Gliel'abbiamo ribadito al ministro. Più di questo non siamo riusciti a fare, perché appunto la risposta è stata ma vedremo, certo, sì, chissà. Allora, come FIOM abbiamo ribadito l'importanza che ha in questo territorio la produzione di celle e moduli fotovoltaici, cioè parliamo di energia. Uno dei referendum dello scorso anno parlava di nucleare, e a proposito di questioni che se non stiamo attenti, se non sorvegliamo l'operato di questo governo, dei tecnici, rischiano di uscire dalla porta ma rientrare dalla finestra, abbiamo visto che la via di uscita dal no al nucleare, secondo qualcuno, era quella di fare centrali a carbone, e ce n'era una anche in Veneto, a Porto Tolle. Fortunatamente, grazie alla mobilitazione, l'abbiamo per adesso respinta questa ipotesi. C'è un altro tema che abbiamo ribadito, che è appunto quello invece di uno sviluppo positivo di lavoro tramite la creazione di energie alternative rinnovabili. Parlo soprattutto del fotovoltaico. Ci sono imprese nell'Alta Padovana, Carmignano di Brente, ma anche nella Bassa, a Monselice, le X-Group, che hanno lavorato per 4 anni a pieno ritmo, a volte anche turni festivi e di notte, e dopo 4 anni queste imprese chiudono. Tutto perché c'è una politica basata sugli incentivi
che guarda solo un aspetto meramente economico e che crea speculazione, non crea una davvero una riconversione verso una produzione ecologica e sostenibile. E guardate che l'aspetto del fotovoltaico è emblematico, perché tramite questo settore si stanno creando delle opportunità di lavoro che sono particolarmente preziose, si stanno creando delle competenze, perché non si tratta nel nostro paese di creare lavoro facendo cemento, facendo centri commerciali, facendo Veneto City, facendo la pedemontana, strutturando ancora di più e distruggendo ancora di più l'ambiente. Si tratta di creare lavoro curando l'ambiente, curando il nostro territorio, creando anche una democrazia rispetto per esempio alla questione energetica. Se si viene implementata la struttura del fotovoltaico nei nostri tetti, avremo meno dipendenza dal petrolio e dalle energie fossili, dalle fonti fossili che sono finite per definizione. Ci sono studi tecnici che dicono che non si sa se sarà fra 20 o 50 anni, ma petrolio e gas non sono beni infiniti. Il problema è che grandi player nazionali, sto parlando di Eni e Enel, hanno tutto l'interesse invece a sfruttare quelle risorse fossili, perché ci si guadagna di più e perché sono più controllabili in una logica centrale, mentre se ciascuno avesse la possibilità di prodursi in una parte della propria energia, almeno in parte, ci sarebbe meno dipendenza, ma ci sarebbe anche una rete più diffusa e più democratica, ma minori concentrazioni di potere economico. Il lavoro si può creare in questi termini, e una cosa drammatica è che appunto queste imprese hanno perso quasi tutta l'attività di lavoro di produzione, perché è stato anche qui esternalizzato in paesi magari dove il costo del lavoro è inferiore. È uno dei tanti drammi. Noi abbiamo ribadito al Ministro che occorre, oltre a una politica di incentivi che sviluppi il settore, anche fare una vera e propria verifica in queste imprese, che mantengano la produzione in Italia, che ci sia, che venga data la possibilità di sviluppare prodotti innovativi, che vengano sviluppate tutta l'intera filiera del progetto al prodotto, e che venga mantenuta e anzi accresciuta l'occupazione. Questo è quello che è stato ribadito. Credo che il Ministro ha detto che era d'accordo con noi, ha rimbalzato la responsabilità su alcuni provvedimenti che sono in discussione, sulla diatriba che c'è tra lui e il Ministro Passera. Effettivamente non ci si aspetta molto. Certo che dobbiamo continuare a fare pressione. Noi abbiamo intenzione di andare a pressare di nuovo il Ministro mercoledì prossimo alla fiera di Verona, c'è la fiera più grande d'Italia del solare, Solar Expo, saremo presenti anche lì, chiederemo ancora di incontrarlo e ribadiremo l'importanza di questa industria pulita nel nostro territorio. L'industria ovviamente è pulita se gli si dà il tempo per continuare a produrre, perché se fai un impianto e dopo 3 anni lo chiudi per portare la produzione in un'altra parte del mondo, perché sono finiti gli incentivi, non ha nulla a che fare con la green economy di cui molti qua dentro si lavano la bocca. Grazie. Allora, abbiamo ricordato al Ministro che nella zona di Monselice ci sono 3 cementifici e con il suo decreto di poter bruciare CSS rischiamo di creare 3 nuovi inceneritori oltre a quello che c'è già a Padova. E abbiamo detto che non lo accetteremo, che questo decreto può creare un vero e proprio disastro ambientale nella zona della Bassa, anzi può peggiorarlo, perché c'è già un disastro ambientale con 3 cementifici. Che non lo accetteremo, e che comunque se anche il decreto passerà noi continueremo con la lotta e non accettiamo che vengano bruciati i rifiuti nei forni. E ci ha risposto che praticamente nei cementifici viene già bruciato il petcoke, che sostituirlo col CSS vuol dire abbassare l'inquinamento per lui. Noi non crediamo che sia così e comunque abbiamo ribadito che non lo accetteremo, perché ci sono 3 cementifici, quindi la più alta concentrazione europea di cemento, e non lo accetteremo, punto e basta.
su quest'ultimo punto dei cementifici vorrei aggiungere una cosa sulla quale tra le altre cose anche il ministro non può non essere stato d'accordo e lo ha detto, che poi Padova è un territorio particolarmente sfortunato perché oltre ai 3 cementifici che basta e avanza, anche perché sono inseriti, ce lo ricordiamo, in un parco ambientale con una città come Abano che lavora e produce posti di lavoro, ma che c'è anche l'inceneritore di Padova che è uno dei più grandi d'Europa e che quindi quest'area ha già dato in qualche modo. E devo dire che di fronte a tutto questo anche il ministro col suo stile che vi ho detto dico e non dico non ha potuto non ammetterlo e ha aggiunto anzi allora questa è una cosa che rientra nel programma regionale. Quindi voglio dire qualche spazio di manovra ce l'abbiamo ancora rispetto a mio parere alla regione, perché quest'area padovana è un'area che è già sottoposta da un punto di vista di degrado ambientale, di pericoli per la salute, a una cosa eccessiva. Quindi se anche mai ci potesse essere un decreto che permette di trasformare i cementifici in inceneritori, e giustamente chi ha parlato col ministro gli ha ricordato che i limiti di legge per i cementifici sono di molto superiori rispetto alle emissioni che possono fare rispetto ai limiti di un inceneritore, ma comunque la presenza già di questo inceneritore mi fa capire, e credo che le persone di buon senso lo capiscono, che non abbiamo certo bisogno di altro per incenerire rifiuti.